Polizia Municipale di Prato a lezione di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione pediatrica. Il corso organizzato da Comune Misericordia di Prato e Squicciarini Rescue International Training Center si è tenuto questa mattina a Prisma Lab. Il pomeriggio è toccato agli educatori dei servizi della prima infanzia. I partecipanti, sotto la direzione del dottor Squicciarini, medico coordinatore dell'attività di formazione BLSD del Ministero della Salute, hanno imparato l'uso del defibrillatore e le manovre di disostruzione e rianimazione sia pediatriche che nell'adulto, secondo le nuove linee ministeriali per la prevenzione del soffocamento da cibo. Gli agenti sono circa una ventina, è la prima aliquota che mandiamo ed è un intervento per noi abbastanza importante, anche perché ci troviamo molte volte ad agire in contesti critici, posso pensare agli incidenti stradali oppure diciamo a malori che ogni tanto in strada siamo i primi ad accertare, per cui abbiamo aderito di buon grado a questa iniziativa. Penso sia un ulteriore passo nella nostra attività per migliorare la cardioprotezione nel Comune di Prato. Abbiamo messo non molto tempo fa 3 defibrillatori e formato il personale presso il Tribunale di Prato. Questo ulteriore passo di formazione degli agenti di Polizia Municipale all'utilizzo del defibrillatore contribuirà ulteriormente a migliorare la cardioprotezione della città. A marzo si terrà una 2 giorni aperta a tutta la cittadinanza, che offrirà gratuitamente la possibilità di apprendere le manovre di primo soccorso con uso del defibrillatore. Il 15 e il 16 marzo faremo un corso aperto a tutta la popolazione proprio per dare a tutti la possibilità in poche ore di proteggere innanzitutto i propri familiari, i figli, poi a livello professionale essere una persona che magari anche nel posto di lavoro può aiutare qualcun altro, e poi quello sociale, quindi essere portatore. E si terrà nel salone consigliare della nostra città proprio a statuire la nostra disponibilità e approvazione a questa importante iniziativa.